Alessandro Panichi, Villa Aretusi, Bologna, un cuoco ligure arrivato nella città felsinea. Allora, vuoi raccontarci brevemente il tuo percorso, come sei arrivato qui e poi che cosa si fa qui a Villa Aretusi? Allora, io sono arrivato qua come un po' tutti i cuochi per amore, nel senso che ho seguito la mia compagna che è di Bologna, c'ero già stato tanti anni prima da Fadiga, quindi Bologna mi era rimasta nel cuore. Per la sfida importante che ha proprio una città così, con una gastronomia così radicata nelle tradizioni, quando tu vai oltre la tradizione, Bologna chiaramente mette un pochettino a reagire. La cucina che fate qui si sviluppa attraverso una serie di declinazioni, no? Villa Aretusi è il contenitore di più sfaccettature di ristorazione. Abbiamo sotto la trattoria tipica bolognese, dove facciamo la tradizione pura, quindi la domenica al bollito, la lasagna. Poi abbiamo la parte di ristorazione della banchettistica e poi abbiamo sotto l'arco, dove facciamo la cucina un pochino più personale. Mettiamo in campo tutto quello che è fresco, quello che è di stagione. Dobbiamo trovare una materia prima che ci soddisfi. La cucina ha una peculiarità, è di colore rosso, perché? Rossa perché la scritta Villa Aretusi nasce rossa, Bordeaux, le righe qua sul muro sono Bordeaux rosse e allora pensavamo che fosse il colore, doveva essere così, insomma. Quando tu arrivi e hai una cucina bella, è più bello lavorare, insomma, saper cucinare per me è saper dosare un fuoco, un gas, avere una piastra che sviluppa un calore importante, saper decidere quando portare un pentolino dal centro verso il lato della piastra. Le tecniche vanno usate quando servono. Per quanto concerne invece la personalizzazione della cucina, quanto è stato importante per te? Gico è riuscita a contentarmi in tutto, nel senso che come ho voluto modellare la cucina, avere i quattro fuochi vicino alla piastra per ogni partita, sono andato su in azienda con il nostro appunto fornitore, abbiamo visto come fanno le cucine, la passione proprio di fare ogni pezzo delle loro cucine e tenerci proprio così tanto. La cucina farla esattamente come la volevamo, veramente su misura. Siamo riusciti, secondo me, a sfruttare veramente al meglio quello che era lo spazio con una cucina che ha comunque delle qualità e delle performance interessanti. Con qualcuno pronto sempre ad intervenire in ogni caso. Questa è la parte, secondo me, è fondamentale, perché se hai una Ferrari e poi non c'è chi ti cambia il filtro, fai fatica. Parliamo della stufa, parliamo anche di un piatto che viene particolarmente bene con questo concetto di stufa. Per me, venendo comunque dalla scuola di Marchesi, i risotti, come vengono su una piastra, non verranno mai su un fuoco. Anche proprio la risposta del chicco a tirar fuori l'amido in una costanza di temperatura più controllata, più uniforme, è notevolmente migliore. Per fare questo però ci vuole tanta esperienza. Bisogna diventare un cuoco e quindi mi piace l'idea che i ragazzi hanno voglia di fare un percorso qua con noi, abbiano voglia di imparare un mestiere, quindi di imparare un mestiere dove si usa le mani, dove si suda, dove però si dà il giusto valore a quello che era la cucina. Senti Alessandro, oltre alla passione e alla voglia, cosa che non può mai mancare in una cucina? Sicuramente la cucina stessa, nel senso che la cucina ti deve aiutare. Tu puoi provare a fare le magie del mondo, ma se non c'è un'attrezzatura valida, fai molta fatica. Per me, per quello che riguarda la mia cucina, vuole essere giocare con quello che facciamo, però partendo appunto da sapori, da materie prime, da cotture che hanno un senso, cioè che comunque siano riconoscibili. E per far questo devi cercare di togliere. Molto spesso togliendo riesci ad arrivare al cuore delle cose. E dietro tutto questo c'è comunque una macchina organizzativa che deve funzionare e diciamo una tecnologia che altrettanto ti deve assistere. E devi avere dell'attrezzatura che ti aiuti, che risponda, che ti mette giù la cucina realmente, quando hai bisogno ci deve essere. E questo è la cosa fondamentale. Ultima domanda, dove va la cucina? Dove va la cucina? Dove i cuochi la vogliono portare? Ci sono tanti cuochi che seguono le mode, tanti cuochi che invece fanno la propria strada e io penso che sta a noi decidere bene dove arrivi la cucina. Se una persona va al tavolo e è contenta e torna, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Molto bene, Alessandro Panichi, Villa Aretusi, grazie infinite per questa bella chiacchierata. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Grazie.